sicuramente un feedback positivo quando ho cominciato a fare le cose di divulgazione scientifica in Rai, l'ho avuto da Raffaella Carrà, che mi ricordo che proprio in quell'occasione, quando seppe che avrei fatto questo programma, il mio primo programma di divulgazione scientifica in Rai, mi chiamò e facemmo anche proprio una cena, una bellissima cena con Raffaella che si complimentava e mi disse che quella era la strada giusta perché io mi ricordo che parlava con Gino Landi e gli disse: ma se lui è lo scienziato, lui non lo so cosa fa, Martinelli non lo so bene cos'è, uno scienziato pazzo. Cioè, comunque lei non mi inquadrava perché non si spiegava questa commistione di ballo, canto, che Ah, è comunque vero, io sì. cantare mi difendo, ballare no, ma cantare mi difendo, lavoro anche con Mariella Nava, scrivo canzoni, mi piace molto la musica. E non si spiegava questa commistione con la scienza, diceva questo sta al laboratorio, perché, cioè, capito, non se la spiegava proprio, perché per lei poi anche probabilmente ha vissuto una generazione dove i laboratori, ma sì, forse si vedevano se andavi all'ospedale, non lo so, però non c'era questa cultura negli anni 70-80 della divulgazione scientifica dello Vero. scienziato, sì, lo scienziato era nell'università o all'ospedale, appunto. E quindi li suonava particolarmente strano. Però uno dei primi feedback fu il suo, poi insomma sicuramente anche tanti altri, però ecco Raffaella è Certo. sempre stata vicina. Guarda, intanto credo che fortunatamente le cose stiano cambiando e si può fare sempre di più per farle cambiare perché noto che ci sono sempre più divulgatori e divulgatrici bravi, dai più famosi Dario Bressanini, Beatrice Mautino, Roberta Villa, che sono diciamo più grandicelli, ai più giovani, Ruggero Rollini, Stefano Bertacchi, poi non so, mi vengono in mente un sacco di nomi, Barbascura X è stato è più famosa perché ha fatto anche Pechino Express, no? Cioè, ognuno di noi ha il suo stile, sicuramente io sono proprio il piccolo chimico, nel senso che comunque il mio modo è quello, il mio mondo è quello lì cartoon, no? E credo che i bambini ne abbiano un bisogno incredibile, soprattutto perché avvicinare alle materie scientifiche in Italia è importante perché purtroppo quello che vediamo è che spesso, soprattutto anche le bambine, questo infatti io ci tengo molto alle STEM, diciamo, le ragazze si mettono in gioco, c'è cioè un progetto che portiamo avanti col Sant'Anna di Pisa che si chiama proprio STEM, le ragazze si mettono in gioco, che ha voluto fortemente la rettrice del Sant'Anna proprio per invogliare le ragazze a mettersi in gioco nelle scienze. Però questo lo si fa se fin da piccoli, perché non si può pretendere che uno a 20 anni diventi improvvisamente innamorato della scienza, tu innamori le persone sempre di più in certi argomenti fin da quando sono piccoli e piccole soprattutto, non facendo queste distinzioni, perché purtroppo delle distinzioni ci sono un po' socioculturali, che spesso il bambino gli dai il meccano per costruire, la bambina invece la bambola. Questo le fa sviluppare magari un'empatia maggiore del bambino, ma gli dà invece meno stimoli dal punto di vista logico-matematico. Allora, cosa è importante? È importante vedere il piccolo chimico, perché col piccolo chimico invece mettiamo insieme empatia con i miei personaggi del team e un po' di competenze logico-matematiche nel ragionare a cosa succede se mescolo insieme aceto e bicarbonato e perché si libera anidride carbonica o perché se metto una goccia d'acqua su una certa miscela di composti si crea una fiamma. Quindi, insomma, diciamo che l'idea è quella di stimolarli e poi in generale, appunto, la stimolazione è la cosa più importante. Bombardare bambini e bambine di chiaramente piacevoli informazioni senza stressarli, non è che dobbiamo, Certo. cioè, farli venire a capa tanta, però meglio avere un bombardamento di questo tipo che, so, insomma, cose, diciamo, che magari non hanno più di tanto un contenuto, ecco. Ecco, io sono amante di quelle canzoni di quella musica che ti smuove la pancia. Ci sono qualche canzoncina del Piccolo Chimico, per esempio, che ha proprio questa. Alcune sono molto divertenti, altre invece sulle nuvole, diciamo, sull'episodio Una nuvola in un pacco. No, non una nuvola in un pacco, nell'episodio sui pannolini. Parlo della neve, ho fatto un pezzo molto pop, tipo un po' sdolcinato. Allora, I pezzi sono stati scritti all'interno del Piccolo Chimico da Maurizio Bernacchia, che è un autore che ha scritto per me una canzone che si chiama La Luna e l'Alieno. E tra l'altro, probabilmente uscirò a breve con un altro brano suo che si chiama Einstein Non Lo Sa, molto simpatico. non vedo l'ora di sentirlo. Ed sono canzoni chiaramente molto
carine, e il piccolo chimico si compone di questi pezzi che Sì, te sono l'avrei scritti sui chiesto. copioni. Sui copioni, però, sono comunque parlano degli esperimenti, però lo fanno in modo, insomma, pop-up, divertente.